Pugliano, microfono se mi metti io qua che sono vicino. radicato di Io che un'esperienza di sono partito, radicato. sono Tranquillo, non c'è problema. nato, ho imparato ad amare la politica, a servire la politica e non a servirmi della politica, pagandone anche un prezzo molto duro, ma per fortuna sono ancora vivo, vegeto, e sono sempre più innamorato della politica, in virtù della quale questa sera ho vintato anche i comuni calabresi. Questo è parlando di provincia di Reggio Calabria. Io ho narrato la storia che vi narrerò questa sera, con molta umiltà, perché non mi sento di loro più bravo degli altri, ma mi sento diverso perché amo la politica, amo il mio paese, e amando la politica e amando il mio paese, e non servendomi della politica, ma servendo la politica, assieme ai miei collaboratori, assieme alla mia comunità, abbiamo raggiunto un risultato in un settore, ma non soltanto in questo settore, di cui vi illustrerò i temi, il percorso, ma trovate uno spunto per citarvi altri percorsi che dovrebbero essere non i percorsi del Comune di Saracena, ma il percorso della provincia di Cosenza, dell'intera regione Calabria. Quindi io sommessamente il mio contributo al vostro dibattito, perché io ho sempre criticato chi mi viene da fuori da parte dell'amministrativa a esprimere giudizi e a esprimere valutazioni che spettano alla comunità di San Marco Argentano, che io rispetto, alla quale do il mio deferente ossequio. Quindi la mia non è un'inclusione, una battaglia che riguarda la vostra cittadinanza, riguarda voi e la sovranità è completamente nelle vostre mani. Io sono qui e ovviamente ringrazio, altri non mi hanno invitato, quindi comunque un doveroso ringraziamento a questa lista che ha ritenuto e dimostrato una certa diversità, perché se invitano una persona che su un campo e un'amministrazione che sul campo ha ottenuto un significato vuol dire che comunque questa lista ha una particolare attenzione per queste serate. E con questo anche un saluto anche agli altri concorrenti, alcuni di cui conosco, con i quali ho una sorta di amicizia, di solidarietà intellettuale e morale. Era doveroso questa presentazione per evitare, e qui ci sono persone estremamente chiare, dico quello che penso e faccio quello che dico, anche se in politica, come diceva mio padre, molesto agricoltore, non sempre riuscivo a scoprire la verità nella vita, figurarsi nella politica. Ed è l'unica disobbedienza che ho fatto a mio padre, perché mio padre è stato una stella polare per le cose che mi ha insegnato, quindi la parlerò nel corso di questi 20 minuti che vi prendo. Se poi voto vuol dire che ricopereranno nei prossimi giorni, se avete invitato, prendete i miei pregi, qualche cosa di buono ve lo dirò, ma anche qualche difetto, perché se mi innamoro di una cosa poi magari voto. Ma questa storia ve la voglio raccontare, perché e la voglio raccontare con piacere a San Marco, perché San Marco è una cittadina della provincia, questo sono anche membri degli amministratori che nel corso delle decenni si sono succeduti in queste cittadine. La cittadina ha un decoro, ha una storia, ha una tradizione. Avevo anche un vescovo, mi ha capito davvero, Certo, per puoi dire, ha esprimere detto, un no, dai, consiglio che sta meglio ma è di noi, molto non è russo, importante pure che sia venuto, almeno un lo è. vescovo che voi avete avuto, che io ho amato e ho conosciuto anche in altri territori, soltanto il vescovo, soprattutto tutti gli amici, quindi non rischio di dimenticare qualcuno. Allora io stasera non vengo a fare una lezione, io vengo soltanto a narrarvi una storia di un sindaco, di una giunta, di un consiglio e di una comunità. E a chiarimento di quanto vi dicevo prima, sono preoccupato perché quello che abbiamo fatto noi è una cosa semplicissima. È una cosa alla portata di tutti, è una cosa che dovrebbero fare tutti perché è la cosa più elementare. Io sono figlio di agricoltore, sono nipote di una signora che è rimasta da sola perché il marito è emigrato e poi si è perso in Sud America.
la sua casa modestissima era pulita. La nonna era una donna normalissima, una analfabeta, sapeva fare i lani a Casusa in modo eccezionale, ma a parte questo non aveva titoli accademici, ma faceva la raccolta differenziata dalla sua vita, perché non lasciava niente, ma utilizzava tutto quello che utilizzava per la sua vita. Anche, e quindi la parola rifiuto, la parola monnezza, non esisteva. Perché mia nonna mi ha fatto vivere, quando io a 5, 6, 7 anni venivo parcheggiato dai miei genitori che andavano in campagna, mi ammiravo questa saggezza popolare, per cui già allora, senza conoscere Bacelare e senza conoscere l'epistemologia, perché questo signore dice che a un certo punto dalla storia, dalla civiltà, bisogna capire quando bisogna cambiare mentalità, perché se si scopre l'America cambia il mondo, significa che il mondo è un po' diverso. Allora c'è un cambio di mentalità che noi dobbiamo noi, oggi, la nuova generazione tecnologica, perché questa mentalità i nostri nonni già l'avevano, perché non si produceva monnezza, ma si produceva materiale che poi veniva utilizzato e niente si perdeva, nemmeno la cacca degli asini. Mio padre aveva un asino e non sto a dire come veniva utilizzata la cacca dei nostri animali che venivano utilizzati. Allora, se voi invitate qualcuno a casa a pranzo, lo portate alla stalla, no? Se voi invitate qualcuno per ammirare o per sancire la vostra amicizia, lo portate nel salotto, e di salotto è inoltre, non è che deve essere lussuoso. L'importante è che la casa dove tu vivi è una casa dignitosa, ma soprattutto distinta per la pulizia. Si deve sentire l'odore e il sentore della pulizia. Allora, questo problema dell'emergenza è un grido di allarme. Noi calabresi dovremmo prendere i portoni, ma seriamente. E io nel Consiglio regionale su questa materia avevo anche tentato, perché io sono lo stesso mandante del mio paese, mi vogliono bene, non so se sono io che sono un affabulatore, li prendo in giro o se sono loro che mi conoscono meglio degli altri e mi apprezzano. Ma fuori del mio comune, laddove il mio modo di fare, di dire quello che si pensa e di fare quello che si dice, è risultato sempre scomodo. Per cui un calcio nel sedere mi hanno